debito che ci stritola, 100 miliardi di interessi all'anno su un debito di oltre 2.000 miliardi. Se non fermiamo il debito ferma il paese, non c'è altra alternativa, ecco perché hanno paura di noi, hanno paura di noi, non in Italia, in Europa. Hanno paura perché noi ridiscuteremo tutte le cazzo di cose che hanno deciso loro. Ridiscuteremo Schengen, ridiscuteremo il Bolkestein. Tutte, noi vogliamo che ci sia uno Stato in Italia. Noi vogliamo la nostra sovranità monetaria. Vogliamo alimentare, vogliamo una banca di Stato qui. Non c'è più spazio, questa Italia ce l'hanno messa in quel posto, quando siamo entrati nell'euro non ci hanno chiesto neanche il parere, ci siamo entrati e lo sapevano, non potevi mettere una moneta unica con economie che erano disastrate una diversa dall'altra, non puoi fare un'economia quando il fisco è diverso una dall'altra, non puoi fare la stessa moneta quando c'hai le borse una diversa dall'altra, lo sapevano già. E allora noi siamo stretti da questa morsa del debito, 100 miliardi sono 4 finanziari, e non ce la fai, non puoi fare tutti i piani del mondo, devi svendere tutto, la Sardegna viene svenduta e vengono svendute le coste, una delle isole più belle del mondo, agli sceicchi del Qatar, qui ti svendono i monti, ti svendono i laghi, ti svendono la terra sotto i piedi. Noi non contiamo niente, facciamo i referendum, li tassano, li tassano, li mettono in un angolo, facciamo le leggi popolari, non c'è l'obbligo del Parlamento di discutere, li tassano. Siamo, io voglio dare degli strumenti ai cittadini, il Movimento 5 Stelle è un movimento di cittadini, non è un partito, noi vogliamo degli strumenti, referendum abrogativi, ci abbiamo solo, vogliamo i referendum propositivi senza quorum, da inserire nella Costituzione, vogliamo l'obbligo che le leggi popolari siano discusse dal Parlamento, Dio mio, voi avete forse qualche chance in più essendo regione autonoma, ma noi stiamo scomparendo, la gente sta scomparendo, io voglio sentirmi protetto da uno Stato, noi non ce l'abbiamo più, non c'è lo Stato, io voglio che lo Stato si riprenda indietro la scuola, la sanità, i trasporti, voglio che lo Stato si prenda le concessioni.